Jordan Henderson. Koke. Partenza molto cauta di tutte e due le squadre. Prova il filtrante e trova il compagno. Palla intercettata. Palla in avanti verso il compagno. Cerca spazio e c'è una palla filtrante. Riceve in ottima posizione. È tutto solo là davanti. Intervento folle in area di rigore. Penalty concesso, diciamo che era evitabile. Occasione dagli 11 metri per l'1-0. L'arbitro sta per fischiare. Nonostante la pressione, è stato perfetto e non ha sbagliato. Il portiere si è tuffato dalla parte giusta, ma non basta per respingere un rigore. Il Copenhagen si porta in vantaggio, 1-0. Si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli avversari. Vuole la profondità. Dentro il pallone. Parolo! La sua conclusione manca lo specchio della porta. Josip Iličić, di forza, cerca un compagno, Iličić, Musa, Baines, palla al centro, palla allontanata senza troppi complimenti. Vuole il lancio filtrante, Iličić, trappola al fuorigioco. Josip Iličić. Musa prova la giocata nello spazio e passa. Stavano subendo un contropiede insidioso, ma ci hanno messo una pezza. Sulla destra, opportunità di ripartire. Cerca spazio. Ottimo dribbling. Prova il filtrante. Bella apertura. Intercetta il passaggio. Pericolo. Grande parata sulla palla insidiosa. È stato splendido l'intervento del portiere. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applauso. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Spazza via. Questa azione è mancata un po' di inventiva, forse cercavano lo spazio per affondare, però non l'hanno trovato. Mette in mezzo il traversone, ci mette una pezza. Tocco preciso, sospiro di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. Quando sei in inferiorità numerica devi essere deciso, non puoi pensarci troppo, non sono ammesse esitazioni. È stato veramente bravo e ha evitato un gol quasi certo. Prova il tiro! Che grande parata! Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Vuole la profondità. Cerca lo... ci prova! Forlan dice di no! Grande parata dell'estremo difensore. Ha mostrato una gran classe, un'autentica parata d'istinto questa. Occhio ai tanti centimetri presenti al centro dell'area di rigore. Libera tempestivamente. Musa, prezioso anche in interdizione. La generosità che ha mostrato anche in questa occasione dimostra che è un attaccante davvero completo. Ed ecco che arriva il fischio e decreta la fine del primo tempo. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga.
si parte per la seconda frazione di gioco. La squadra in svantaggio non deve innervosirsi e gettarsi in avanti in modo scomposto. C'è ancora tutto il secondo tempo per ribaltare il risultato. Juan Jesus legge bene l'azione, blocca il pallone. Passaggio sulla destra. Prova la giocata nello spazio. E ora un duello tra lui e il portiere. Può colpire. Gol, non sbaglia. Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. È rimasto in linea con la difesa fino all'ultimo istante per poi partire al momento giusto. E si riparte da un netto 2-0. Sull'1-0 la partita era apertissima. Ora possono permettersi di controllarla. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Prova il compagno. Occhio. Bella parata! Ottima la parata del portiere. Qui è stato bravissimo. Questa è una grande parata. Nuova energia dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Una sostituzione che aggiunge sicuramente qualcosa in più là davanti. Ci mette una pezza. Daniel Alves prova a giocarla in profondità. Credo che l'allenatore abbia chiesto ai suoi attaccanti di restare alti e non partecipare troppo alla fase difensiva. È abbastanza evidente dalle disposizioni in campo. Puntano tutto sul contropiede, quindi, no? Esatto, esatto, proprio così. Il loro obiettivo è riconquistare la palla e farla arrivare subito agli attaccanti. Prova il filtrante. Prova la giocata di misura. Pericolo in area. È buona, si gioca! È in ottima posizione. C'è Forman, dice di no. E para ancora. Jordan Henderson cerca spazio, cerca il tiro, ecco la rete, 3 gol di vantaggio. Si spegne la luce per gli avversari. Era proprio sul filo del fuorigioco, ma è riuscito a scattare oltre l'ultimo difensore con un tempismo perfetto. 3-0 dunque. Musa. Cerca un compagno, prova con la palla filtrante. Baines. Non riesce a servire il compagno. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Cambiasso. Prova la giocata nello spazio. E c'è un bel pallone in avanti. Si libera la grande. Vediamo quale compagno cercherà di raggiungere con questo corner. Jesus si fa trovare al posto giusto e allontana. Prova la giocata di Fino. Koke riesce a rubargli il pallone. Prova il filtrante. Prova la giocata di misura.
Musa prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Juan Jesus ha fatto buona guardia. Daniel Alves vuole la profondità. Josip Iličić scatta verso il pallone. Ottimo intervento di copertura. Il gol della bandiera è il minimo che possono fare a questo punto per provare a chiudere questa brutta partita in maniera dignitosa. Cerca un compagno. Koke. Musa. Kluivert. Ecco il Toldo dice di no. Pallone lungo in verticale. Cerca spazio. Vuole la profondità. E passa. Bello intervento difensivo. Prova la verticalizzazione. Josip Iličić cerca di pescare il compagno là davanti. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ecco Kluivert. Eccolo il triplice fischio. Il fischio che determina la fine della gara. Gli avversari oggi erano oggettivamente di un'altra categoria. Andata malissimo, ma vabbè, capita. Che partita si è giocata oggi, Luca? Hanno sofferto molto gli attacchi per vie centrali. Evidentemente gli avversari hanno capito che era quello il loro punto debole e hanno cercato insistentemente lo sfondamento centrale, una strategia che alla fine è valsa loro la vittoria. Siamo ai titoli di coda. Un doveroso ringraziamento a Luca Marcheggiani. Grazie a te, Fabio.